Signore e signori, la nostra emittente è un'emittente agli inizi, dovete scusare, purtroppo siamo un'emittente, la nostra emittente prima si chiamava Telelecco, poi Telesucchio e... Bassi regia, posso andarsi? Ma, scusate, signore e signori, buonasera. Come tutte le sere sera, e anche questa sera è sera. Notizie che vi spariamo lì come una sciopetada che... Vado regia, va... Ma la fresca! Signori, buonasera. Cacchio avete scritto qua? Poi scrivete a macchina, regia, o si non si capisse, ma lo lessi. Un giovane ortopedico, cioè uno che cura l'orto stando in piedi, che da vecchio faceva il barman, ma non serviva i cappuccini perché era anticlericale, tale Antonio Di Dedda, chiamato così perché un giorno che aveva il raffreddore era in piscina e ha detto «Mi tuffo Di Dedda». Capito? Questa è una scemata, ma comunque. E da tempo emarginato, nel senso che mi fa prurito emigrato, cioè emigrato, mi fa prurito emigrato, dopo essersi iscritto alla palestra periferica Leonardo Dai Vinci, è stato ricoverato presso l'ospedale Errare Humanum Est. No, una scemata questo qui, scusa. La regia è una... Va bene. Altre notizie che vanno da tutta la nostra protesi della... Alcuni terremotati, non ancora ripresasi dallo shock, sono stati assunti da una fabbrica di dolciumi come frullatori. Notizie meteorologiche. La mafia ha giustiziato a colpi di lupara il vento dell'est per una soffiata. La nebbia è scesa talmente fitta che i Pooh, il noto complesso i Pooh, credendo di essere su un palcoscenico, si sono esibiti al casello di Fiorenzuola, vicino a Piacenza. Il noto economista De Baudis ha dichiarato che l'unico sistema per comporre un governo stabile in Italia è usare la seguente formula. Sabi da bula, babi di bula, babi di boli di do. Sabi di dabi di babi di de, sabi di boli di do. Una frecciatina, una frecciatina, questa è una frecciatina.